Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Tessa Geliso incanta i fan con uno scatto che la immortala bellissima in bikini in mezzo al mare. La conduttrice di Cotto e Mangiato lancia anche un messaggio ambientalista. Nata ad Alghero nel 1977, ma cresciuta a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, Tessa Gelisio è una conduttrice televisiva, blogger e imprenditrice, conosciuta dal pubblico italiano per le sue lotte ecologiste. La sua carriera nel mondo dello spettacolo, infatti, incomincia proprio in qualità di attivista in diverse associazioni ambientaliste. Oggi la vediamo maggiormente nel ruolo di cuoca, visto che dal 2011 è al timone della rubrica Cotto e Mangiato, all'interno di Studio Aperto, dove ha preso il posto di Benedetta Parodi. La carriera di Tessa Gelisio. Tessa Gelisio ha mosso i primi passi nel mondo della televisione nel 2001, con un programma di Telemonte Carlo dedicato al mondo marino, dal titolo Blu e Blu. Successivamente approda sulla 7, prendendo le redini di un format di divulgazione scientifica Oasi, che si occupava soprattutto di problematiche ecologiche e ambientali. Poi è la volta di Sereno Variabile e nel 2002 si conferma in Rai con il programma del sabato pomeriggio del primo canale, che porta alla scoperta delle meraviglie dell'Italia Italia che va condotto insieme a Paolo Brosio. Tessa Gelisio lascia però la TV pubblica nel 2003 e arriva in Mediaset, dove rimarrà negli anni successivi. La ricordiamo infatti in Pianeta Mare su Rete 4, dove si è occupata del mondo marino. Con questo programma ha raggiunto il successo, riuscendo a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Bellissima con il costume ecologista. La conduttrice non ha mai smesso di occuparsi dell'ambiente. Ha un account Instagram seguito da oltre 80.000 follower e qui ama condividere foto e post che la ritraggono durante le sue missioni o le sue giornate. Bellissima Tessa, riesce sempre ad incantare i fan, come l'ultimo post che la ritrae in bikini su una barca in mezzo al mare. Anche in questo caso la conduttrice, sfoggiando le sue curve, ha voluto dare risalto al problema dell'inquinamento dei mari. La moda può essere sempre 100% naturale? Inizia così il post della conduttrice. Poi prosegue dicendo: diciamo la verità, quando parliamo di costumi da bagno, il sintetico è ancora il materiale più adatto, ma anche in questo caso possiamo ridurre l'impatto ambientale del nostro beachwear scegliendo capi in plastica riciclata, sostenibili, eco-friendly e comunque sempre super ecocentrici, il costume che vuole bene al mare. Tessa Gelisio da tanti anni è legata a Massimo Pusceddu, conosciuto proprio sul set del programma che l'ha resa famosa, Pianeta Mare. Lui è infatti era uno dei cineoperatori. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.